È iniziata la seconda edizione di Exponiamo, fiera campionaria della Val Camonica e del Sevino, che si è aperta con grande successo questa sera alle ore 18.30 qui presso la zona fieristica di Darfo Boario Terme. Una manifestazione alla sua seconda edizione organizzata da Sycomore, società specializzata nell'organizzazione di eventi fieristici, marketing e comunicazione, che ha dato avvio a questa seconda fiera campionaria. All'interno di questo padiglione fieristico, allestito per l'occasione, chi verrà a visitarci troverà veramente di tutto, dall'alimentare all'arredamento, all'abbigliamento, ai complementi d'arredo, ai serramenti, ai tetti in legno, alle creme, ai trattamenti estetici, veramente un purpurì di tante novità e di tante offerte allettanti, anche in vista dell'arrivo della primavera. Ricordiamo a tutti che l'ingresso della manifestazione è gratuito e anche i parcheggi, che sono proprio adiacenti alla struttura fieristica, sono gratuiti. Gli orari della manifestazione sono sabato dalle 14 alle 23 e domenica dalle ore 10 alle ore 20. Oltretutto, all'interno della fiera troverete anche il modo di vedere delle piccole dimostrazioni realizzate dai vari espositori, tipo piccoli eventi di show cooking, dimostrazioni tecniche sull'utilizzo di alcuni attrezzi da cucina, e oltretutto anche sabato sera serata musicale all'interno del ristorante, e ancora domenica grandi eventi. Gli espositori all'interno della manifestazione fieristica sono più di 150 all'interno del padiglione, più un'altra cinquantina sull'esterno del padiglione fieristico. Abbiamo espositori che vengono dal nostro territorio, quindi dalla Valle Camonica, partendo da Edolo fino al Lago d'Iseo, ma quest'anno abbiamo anche presenze di aziende che provengono dalla provincia di Bergamo, Brescia, Milano, Torino, Venezia, che hanno saputo di questo importante evento sulla scorta del successo dello scorso anno e sono venuti numerosi a partecipare a questa seconda edizione in virtù del successo della prima. Altra edizione di Exponiamo, una fiera in cui vengono coinvolte le realtà locali, le eccellenze locali, grazie quindi agli organizzatori, in modo particolare a Sycomore, che organizza ogni anno questo evento, in cui veramente i nostri operatori possono mostrare quelle che sono le eccellenze del territorio, soprattutto della Valle Camonica e non solo, e quindi per noi questa è veramente una grande vetrina dove ognuno può mostrare le eccellenze sue e farle vedere, farle conoscere non solo ai visitatori della Valle Camonica, ma anche ai visitatori delle province vicine, che vengono numerosi a questa manifestazione. Darfo e la Valle Camonica ci sono delle ottime eccellenze, sia in campo artigianale, sia nel campo proprio del commercio, nel settore agroalimentare. Abbiamo veramente tantissime eccellenze e continuano a migliorare queste eccellenze, e chiaramente per far vedere i miglioramenti continui del nostro settore, questo è credo la vetrina migliore, per cui veramente grazie di questa opportunità che viene data al nostro territorio. Io credo che sia un momento estremamente positivo perché racconta un po' della voglia del territorio di mettere insieme quelle che sono anche un po' le sue forze migliori dal punto di vista economico. Noi stasera c'è l'apertura della fiera campionaria, siamo reduci da una fiera più legata al settore dell'antinfortunistica, che è stata fatta la settimana scorsa, e io registro questa cosa come un elemento molto positivo della capacità che un territorio ha di far fronte a quelle che sono le difficoltà economiche di questo momento. Chiudersi in casa e dire quante aziende hanno chiuso, non ce la facciamo, non aiuta a mettere in campo quelle buone prassi che fanno uscire insieme un territorio da momenti di difficoltà. Quindi il fatto che tutta una serie di imprenditori si siano qui uniti e abbiano avuto voglia insieme di esporre quelle che sono le loro eccellenze, i loro prodotti anche di qualità, credo possa far bene.